compagni di questa sera siamo al Malafest. Restate con noi per vedere tutto quello che succede in questa fantastica serata. Siamo qui con Yolanda, Ilenia, Marianna, Paolo, Jessica. Sei pronta per questa serata? Sì. Cosa ti aspetti? Tanto divertimento. È una bella serata, aspetta. Come mai sei venuta qui al Malafest? Perché Coco è un cantante che seguo da tanto tempo e ne ho colto l'occasione. In realtà perché ci sono dei miei amici che suonano. Ma già conoscevi il Malafest? Sì, certo. E come ti pare come festival? Una bella iniziativa, soprattutto quando c'è una delle ragazze. No, anche perché portano il fatto che qui sono conosciuto da molto. Di dove sei? Toscana, Firenze. Salerno. Canzone preferita di Coco? Meglio se la vai. Due diverse. Strada per caso e due di pelle di ubriaco. Sì, però non me l'aspettavo. Sì, finisse su quel divano. Non ci crederete, ma siamo qui con Coco. Cioè, la scelta del tuo nome è cosa ti dico? Ma in realtà molto semplice, era una mia ex ragazza francese che non sapeva pronunciare il mio nome e quindi mi chiamava Coco. Da lì è nata questa voce. Allora, qual è la tua canzone preferita? Cioè, una delle, di quelle che hai scritto tu, qual è quella che preferisci di più e perché? Allora, canzone forse è tutto uguale perché comunque parla di un determinato momento della mia vita, flusso di ricordi e di situazioni. Forse strofa mia preferita, cosa hai da dire con lui? Cielo viola, polvere nell'aria, dimmi la tua storia, autostrade. Cielo viola, polvere nell'aria, dimmi la tua storia. Fraccomodi. Ah, tu sei tutti fraccomodi, io sono Gaspare. Antonio. Beh, voi sappiamo che dovete entrare in scena, qual è il vostro genere, cosa... Diciamo che questa sera facciamo funny rap preso bene, diciamo, a tratti. Sì, un po' di cartoni animati, un po' di merendina pomeridiana di sera però. Ma perché, scusa, stasera ma sono... Ah, faccia mia, perché non dovevamo suonare stasera? Non mi ricordo, però. Io sono venuto, pensavo che andavamo a avere uno spettacolo, non lo so, però vabbè, stiamo a suonare, Sì, alla fine siamo fraccomodi, quindi qualunque cosa abbiamo provato a fare l'abbiamo presa troppo con calma sicuramente, quindi... Emozione da 1 a 10? In questo momento 8 perché non lo sapevamo, però... 6,5. 10 perché sono convinto che ha fatto una fiore di merda. Io sono Rick e Gayley, guardo from di BH, rime con la tech SC sulla traccia, creando connessione a banda larga con la cultura doppia, ma poi di più ci metto la faccia. Siamo qui con Silvio Celano, di Buon Abitacolo. Abbiamo visto che sei entrato sul palco un po' per sorpresa, non te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, nulla di organizzato. È stato emozionante ancora di più o forse di meno rispetto a una cosa già predestinata, diciamo? Di più, quando non te l'aspetti è più... Emozionante è ancora emozionante, di più. Più emozionante, sì. Vuoi lanciare qualcosa ai nostri ascoltatori? Allora, io come ho detto sul palco non mi sono potuto esibire perché non ho potuto accettare, non è che mi sono rifiutato, perché il 7 ottobre farò la presentazione del disco proprio qui all'Agorà. E nel frattempo... nel frattempo passano, però non fa niente, l'intervista è più bella così. Tutte sere miei sogni, di te problema da nessuno può capire. Vai, go! Basta il ritmo poco, ma va
firma giù e l'oro nero. Ben andrà sta scelta, vale chiù in almoro. Bene, c'è chi sta sempre a sera, senza vita, poi una sera. Piglio fiere, penna, busta, questa china è di nero. Volante, luce, giusto, vivo, serve chi la vita. Siamo qui con... Inco. Allora, sei appena sceso dal palco, commento a caldo. Allora, commento a caldo, ho visto parecchie persone, non mi aspettavo così tanta gente già a quest'ora anche, però no, bella situazione. È andata bene? Sì, sì, è andata bene, in realtà un pochino colpa dei fumogeni mi hanno dato alla testa, sì. Vabbè, le emozioni che hai provato sul palco, a cosa sono paragonabili secondo te? A cose che non si possono dire. È impossibile da spiegare. No. Abbiamo visto che però con te sul palco c'erano dei ragazzi mascherati, come mai? Allora, il senso, diciamo, di portare gli ski mask sul palco è proprio per rappresentare quello che dice il mio pezzo, appunto l'ho fatti salire su nella canzone Goodfellas. Inco, perché Inco, diciamo Inco. Voglio far anche mascherare, voglio far capire alla gente che il soggetto, la persona non si deve giudicare dall'apparenza, ma quindi anche qualcuno con una maschera può essere sia cattivo ma anche buono allo stesso modo, anche se non ha niente. Non sei venuto per Coco? No, in realtà no, mi dispiace. Viva l'onestà, ragazzi! Dai, sono più onesto di così, non si può. Dai, brinda con tutti. Non ho capito, scusa. Brinda con tutti. Alla vostra, ragazzi, anche a Coco, nonostante non mi piaccia.